Questa mattina le telecamere di Extra Time Zona Napoli stanno girando per la città chiedendo ai napoletani cosa pensano dell'incontro della gara di ieri sera che si è giocata al Parco dei Principi, una gara vibrante, forte, di carattere, di grande personalità della squadra azzurra. Seguite il servizio. Ed eccoci qua in giro per la città di Napoli con le telecamere di Synapse News e Napoli News Magazine. Stiamo chiedendo ai napoletani, a margine della partita che si è giocata ieri sera al Parco dei Principi a Parigi, cosa pensano, qual è lo stato emotivo dei tifosi napoletani rispetto alla prestazione di carattere e di grande personalità della squadra di Ancelotti. Seguite il servizio. Grande Bruno Gaipa, collega straordinario, conduttore di Radio Punto Nuovo, competente, espertissimo di calcio. Bruno, gara importante quella di ieri, di carattere e grande personalità di questo Napoli. Credo che ieri sera al Parco dei Principi abbiamo realmente capito di che pasta è fatto l'allenatore. E dopo Sarri ci eravamo tutti quanti chiesti: Sergio, ma a chi possiamo affidare un Napoli così spumeggiante? Chi potrebbe migliorarlo? E quando è arrivato Ancelotti, un po' tutti dicevamo, abbiamo sotto il naso, no? Abbiamo detto vabbè, però Sarri punta sul gioco, Ancelotti è uno che vince le partite 1-0. Invece Ancelotti è il miglior allenatore che potesse essere in Napoli. Quella di ieri sera, signori, è la partita che avrà più conseguenze positive, psicologiche e motivazionali all'interno del gruppo, perché ritorni dalla Francia con un pareggio strappato alla squadra che è tra le più in forma in Europa. E sai che cosa una significa? Una delle favorite. Una delle favorite per la Champions, una di quelle che spende di più, no? Ci sono gli sceicchi dietro. E allora, se pareggi in questo modo, tra l'altro con la possibilità di vincere perché al 93esimo ti pareggia Di Maria, significa che sei sulla strada giusta per avanzare in Champions e per fare un salto di qualità anche con il marchio e con il brand. Arrivi a Napoli convinto di questo risultato e adesso dobbiamo solo aspettare che in campionato, Sergio, si facciano i giusti passi, la Juve si fermi un po', perché vedo che questa stagione, partita in sordina, magari ci può regalare qualcosa. Allora, dopo la squadra azzurra, a Napoli c'è solo il caffè e la pizza. Grande partita di carattere muscolare, ma soprattutto di grande personalità degli azzurri ieri al Parco dei Principi. Un grande Napoli ho visto, ma proprio grandissimo, e grande Ancelotti. Quindi il vero fuoriclasse, il top player è Carlo Ancelotti? Senza dubbio, senza alcun dubbio. Quest'anno dobbiamo ringraziare De Laurentiis che ha acquistato il Maradona degli allenatori, il Maradona. Quindi la differenza, mi dispiace per mister Sarri che io amo tanto, la differenza è proprio in questo, che in Europa stiamo facendo la differenza e penso che arriveremo lontano. Sei grande prestazione ieri al Parco dei Principi, tu sei romano ma tifi Napoli, cosa pensi della partita di ieri? Beh, ieri inaspettata grande prestazione, primo tempo abbiamo dominato, il secondo sono uscite insomma i grandi campioni del Paris, peccato, potevamo vincere, però insomma 2-2 non si butta. Poi c'è il ritorno a Napoli fra 2 settimane e speriamo bene. Dovevamo vincere, mi è sembrato all'altezza se non superiore al Paris Saint Germain ieri, però purtroppo questo è il calcio. Noi stiamo continuando il nostro giro di interviste, stiamo girando un pochino per la città sentendo le voci dei tifosi. Gennaro, amico mio, carissimo, partita straordinaria quella di ieri, soltanto un'autorete di Mario Rui ci ha castigati, il Napoli è veramente assoverchiato muscolarmente ma anche di squadra, di calcio, il Paris Saint Germain. No, ha fatto una bella partita, siamo stati sfortunati perché poi fino alla fine meritavamo di vincere, il 95esimo Di Maria, che è un grande giocatore, ha fatto un grandissimo gol, complimenti a loro perché ci hanno provato fino alla fine, però meritavamo la vittoria. Un po' fuori posizione Ospina? Secondo me la parava un portiere leggermente migliore rispetto a Ospina. La partita ieri? Sì, ho visto la partita. Com'è andata? Diciamo, senza quei 5 minuti di recupero che ci hanno rovinato, sì. Grande Napoli, veramente una bellissima partita è stata. Bella. Ancelotti quindi è Ancelotti il nostro, grazie presidente, il mio presidente. Il nostro presidente. Allora, noi per Extra Time Zona Napoli chiudiamo questo meraviglioso servizio, vi raccomando tutti quanti, vi aspettiamo martedì 20:30 a Giuli TV canale 19 Sky 903.